Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo di intelligenza artificiale connessa al nostro software gestionale. Facciamo un po' di esperimenti, quindi quello che andiamo a fare è esportare i dati dal nostro software gestionale per Hotel Slope, li importiamo all'interno di un software, nello specifico ChatGPT, ma ho fatto diversi esperimenti anche con Gemini, con Claude, quindi anche con altri modelli. Quindi, nel caso del video, li importiamo all'interno di ChatGPT. E vediamo come andare poi a porre delle domande di tipo di revenue, quindi sugli indici alberghieri, operativi, sul tasso di occupazione, sui check-in previsti e così via. Vediamo come l'intelligenza artificiale è uno strumento veramente molto potente, tuttavia a volte prende degli abbagli e quindi può ancora portarci in errore. Dobbiamo stare molto attenti su questo, facciamo degli esperimenti appunto, cerchiamo di capire quali sono le cose che oggi funzionano e quelle che invece ancora non funzionano, ma quello che è certo è che questo è solo l'inizio di una grande rivoluzione e questo lo sappiamo un po' tutti. A questo scopo è importante far sì che i nostri strumenti informatici, i nostri software di gestione, il nostro modo di collezionare e di avere delle informazioni salvate siano già oggi il più moderne possibili. Perché? Perché andando avanti con il tempo ci sarà sempre più bisogno di poter far dialogare diversi sistemi e far scambiare dei dati che siano ben fatti e ben strutturati. Se ad oggi il nostro software di gestione non ci permette di salvare bene le informazioni e di poterle esportare facilmente e farle passare su altri sistemi, oggi potrebbe non essere un grosso problema, ma domani probabilmente lo sarà. Vi rimando al video, non mi dilungo ulteriormente perché ci sono un sacco di spunti interessanti, voglio sapere anche cosa ne pensate voi e appunto lasciate i commenti qui in descrizione a seguire il nostro video YouTube. Ciao a tutti, vi passo allo screen share. Ciao! Quindi, affinché un modello LLM possa rispondere in maniera sensata alle nostre domande, è importante spiegargli che cosa vogliamo fare. Un po', vale lo stesso quando parliamo con le persone. Nessuno ci entra in testa, nessuno riesce a capire quello che vogliamo se non lo spieghiamo nella maniera più chiara possibile. Quindi, per farlo, che cosa ho fatto? Ho preparato un prompt, si chiama, un primo messaggio che introduce alla macchina le nostre intenzioni e gli dà del contesto. Quindi, il contesto che cosa dice? Carico qui, quindi all'interno di ChatGPT, lo sto leggendo da qua, un file in formato Excel che ho esportato dal mio software gestionale per Hotel Slope. In questo file troverai le prenotazioni future che ho per il mio hotel. L'hotel si chiama Hotel Villa Sole. È un'informazione in più, non determinante, ma c'è. Le colonne del file sono tutte quante le prenotazioni essenzialmente, con le loro date di check-in, check-out, nome del prenotante, segmento di mercato, agenzia, tipologia di alloggio, nome dell'alloggio, piano tariffario, eccetera. Se ci spostiamo un attimo con l'occhio sulla colonna di qua, quindi la parte di Slope, vediamo come le tipologie sono camera singola, matrimoniale standard, matrimoniale superior, junior suite e suite. E quindi noi, questo ovviamente è il planning, tornando su ChatGPT, glielo rispieghiamo, gli diciamo che le camere del nostro hotel sono 42, sono divise in 5 tipologie. E ogni tipologia ha 6 unità di camera singola, 19 unità di camera matrimoniale standard e così via. Quindi gli spieghiamo anche, e poi siamo in conclusione di questo prompt iniziale, che se ho una prenotazione sull'alloggio 324, che è questo qui della suite, allora significa che per quella data lì ho un tasso di occupazione del 50% perché ho due camere e una è prenotata. Quindi queste informazioni gliela diamo per essere sicuri che poi, quando andremo a fare le domande, non si confonda e non prenda degli abbagli. Quindi, in conclusione, ti farò delle domande per aiutarmi a lavorare su queste prenotazioni, analizzare velocemente le statistiche e ti chiederò di farmi delle analisi di revenue, andando quindi a vedere quelli che sono i principali KPI. Ora, io questo glielo invio, boom, e lui inizia a macinare i dati. Quindi, che cosa ci dice? Perfetto, ho ricevuto il file. Sono pronto ad aiutarti. Come desideri procedere? Va bene, iniziamo con una domanda semplice. Volevo chiederti per quando è previsto il check-in della prenotazione a nome Stay Six.
aspettiamo quindi che ci dirà che il giorno del check-in previsto appunto è il 25 ottobre. E in effetti qui è corretto perché la planazione SpaceX è per il 25 ottobre. Ottimo. Quante camere sono state prenotate a nome di SpaceX? Ci dice che sono state prenotate 7 camere. Effettivamente è corretto perché abbiamo 4 matrimoniali standard e 3 superior. Ora, sempre all'interno di questa prenotazione, sempre per questa prenotazione di gruppo a nome SpaceX, sai dirmi il numero di ospiti, adulti e bambini? Non sono stato molto specifico, non ho detto dammi il numero di adulti e bambini divisi in tabelle per giorno. Potrei complicarla un po' se volessi. Quindi ci dice che la prenotazione è composta da 14 adulti e nessun bambino. Queste informazioni possono esserci utili magari per la preparazione del ristorante o magari, che ne so, semplicemente per organizzare anche il numero di persone che abbiamo in reception, eccetera. A questo proposito mi viene in mente, quindi per gestire la turnazione, vorrei sapere quanti check-out ho il domenica 27 ottobre, così da organizzare per il personale. Sai dirmi il numero di prenotazioni che saranno in check-out domenica 27 ottobre 2024? Ci dice che sono 15. Vediamo se è vero, vediamo se ha preso qualche abbaglio. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ci ha preso. Di queste prenotazioni ce n'è una che è di tipo opzione. Vediamo se riconosce che Belloni è un'opzione. Questa prenotazione qua con la zigrinatura che vediamo sul planning. Ah. Ma quindi no, dice che non ci sono prenotazioni tipo opzioni, quindi qui già abbiamo un errore. Ma la prenotazione a nome Belloni Stefano non è di tipo opzione? Vediamo cosa ci dice, vediamo se lo aiutiamo a correggere oppure se non riesce a leggere proprio questo dato, ci può stare, insomma, è un esperimento oggi, ovviamente. Non ci farei chissà quale analisi di Revenue ancora. Ah, ecco, vedi, sì. Effettivamente Belloni Stefano è di tipo opzioni. Mostra tutte le prenotazioni in opzioni. Ah, sì, dai, vediamo se questo la becca adesso, vediamo se ha capito come prenotazioni in opzioni. Quindi abbiamo chiesto di mostrarci tutte le prenotazioni che abbiamo in opzione. Ah, qui costruisce una tabellina. Bene, qui sembra che si è comportato bene, vediamo un po'. Abbiamo Stefano Belloni e Rosselli Energia. Sono entrambe prenotazioni di tipo opzione. Perfetto, camera matrimoniale. La 414 ci ha messo il punto con lo 0. Ottimo. Tuttavia, il nome dell'alloggio scrivilo senza la virgola, altrimenti mi confondo. Memoria aggiornata. Quindi da ora in poi sappiamo che preferiamo questo approccio qua. Quindi di non stampare, quindi di non mostrarci il nome dell'alloggio come 414,0. Sai dirmi con quanto anticipo temporale vengono prenotate le mie camere? Puoi calcolarlo perché conosci la data di prenotazione e quella di check-in di ogni prenotazione. Questo glielo dico proprio anche per farlo un po' imparare. In realtà, secondo me, non c'era nemmeno bisogno. Vediamo un po' che cosa mi dice. Risposta 1, risposta 2. Vediamo come mai. Ah, bene, da una parte ci mostra la media, che è quello che volevo. Allora, partiamo dalla risposta 2. In media, la camera del tuo hotel vengono prenotate con circa 41 giorni di anticipo. Minimo di un giorno e un massimo di 627 giorni, quindi è una forbice molto ampia. Quindi probabilmente qui è interessante perché se ho inserito, questo è un account di test, una prenotazione con 627 giorni d'anticipo, quello e le statistiche me le rovina del tutto.
E qui mi dà invece una risposta 1, sempre 41 giorni di anticipo. Adesso andrebbe verificato che il dato sia effettivamente corretto, ma immagino che potrebbe esserlo, essendo un account di test è un po' difficile, comunque è interessante che ci abbia provato. Ora possiamo, preferisco quale risposta, questa più semplice. Quanti ospiti sono previsti in arrivo oggi? Vediamo se sa che oggi è il 18 ottobre. Un ospite al tuo hotel. Non penso sia corretto perché abbiamo sia Matarazzi che Palermo che sono in arrivo oggi. Mi fermo un attimo qui perché ho provato poi a fare anche altre domande per cercare di risolvere la situazione e farlo ritornare in carreggiata. Tuttavia, questo abbaglio l'ha preso proprio di brutto e quindi non c'è stato modo di risolvere e ottenere la risposta giusta. Quindi vi risparmio gli altri tentativi e passiamo direttamente ai prossimi prompt, dove le cose vanno un pochino meglio. Ora facciamo un'altra domanda, domandiamogli quanto è il soggiorno medio. Di tutte le prenotazioni. Quindi il numero medio di notti. Riesci, quindi mi dice che il soggiorno medio è di circa 3,42 notti. Che tra l'altro è un bel numero, vabbè, un numero ovviamente di test. Quindi andiamo a vedere, riesci a crearmi una tabella dove riporti su ciascuna riga il nome della tipologia dell'alloggio e per ciascuna tipologia mi riporti l'ADR delle prenotazioni e il soggiorno medio. Vediamo se riusciamo a farci costruire un report un pochino più strutturato che ci dica per ogni tipologia di camera il prezzo medio di vendita e il length of stay, quindi il numero di notti. Vediamo che ha prodotto la tabellina. Perfetto. Ah, sì, ci siamo quasi, dai. Penso ci no, ci siamo proprio. Quindi abbiamo la camera maggiore standard con la DR di 104, la superior 132. La singola con 78, quindi sicuramente siamo riusciti a costruire la nostra tabella con due indici alberghieri. Ovviamente poi qui la fantasia la fa un po' da padrona, quindi tanto più abbiamo esigenze specifiche, tanto più possiamo andare a costruirci qui il nostro report ad hoc. Ovviamente, che cosa abbiamo visto? Abbiamo fatto una serie di esperimenti così un po' improvvisati, l'abbiamo fatti insieme per vedere come reagiva ChatGPT all'analisi di un file estrapolato dal nostro gestionale. Questo è solo l'inizio. Credo che sia interessante come concetto perché in futuro un modello di AI può sicuramente aiutarci anche nella parte di reportistica, quindi di poter andare ad analizzare certi dati che altrimenti sono di difficile esportazione, ossia difficile, magari riesce ad intrecciare delle informazioni e darcele anche tramite assistente vocale, darcele magari in maniera automatica sulla base delle nostre richieste. Quindi ci aspettiamo che anche il motore della reportistica all'interno di un software gestionale potrà prendere una direzione molto più friendly, quindi molto più umana e amichevole. Bisogna però stare molto attenti agli abbagli, perché? Perché nel caso in cui io ti dico dammi tutte le prenotazioni di agosto, in certi casi potrebbe prendere gli agosto di più anni o anche quelli passati, e verificare poi in questo contesto la bontà della logica che ha applicato il modello non è sempre facile. Quindi che cosa ci portiamo a casa da questa breve chiacchierata di oggi? Ci portiamo a casa un concetto interessante che è come l'AI può effettivamente essere impiegata nel contesto dell'assistenza revenue e operativa dell'hotel. Ancora sicuramente acerba, l'abbiamo vista prendere delle cantonate con un set di dati veramente blando. Sicuramente i ritmi con cui questa AI sta crescendo sono notevoli. Avevo provato a fare un video simile a questo qualche mese fa e i risultati erano decisamente pessimi. Oggi abbiamo ottenuto diverse informazioni interessanti. Ovviamente è importante per questo tipo di analisi che i dati in ingresso siano estremamente chiari, estremamente puliti. Se diamo in input immondizia, otterremo in output immondizia.
Quindi è importante che i nostri software di gestione siano in grado di catalogare e gestire questa informazione, appunto i dati delle nostre prenotazioni, nella maniera più moderna e accurata possibile, altrimenti diventa veramente un casino poter poi andare in futuro a analizzare i dati. Quindi il mio suggerimento è, se oggi avete dei sistemi che sono, o nessun sistema, e li lasciamo perdere, o dei sistemi che non vi permettono di esportare i vostri dati, avere a portata di mano le vostre informazioni sulle vostre prenotazioni, sul vostro hotel, attenzione, perché un domani potrebbe essere un problema grande quello di non riuscire effettivamente a lavorare su questi dati tramite i vari strumenti. Quindi il mercato evolve in maniera molto rapida ed è sempre più importante avere accesso ai nostri dati, alle nostre informazioni. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, per maggiori domande, eccetera, scrivete qui nei commenti, oppure potete scrivermi a marco@slope.it. Ciao a tutti, buon lavoro e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao!